L'evento estivo 2023 è finalmente arrivato qui all'interno di Fortnite. Infatti all'interno di questo video andremo a vedere tutte quante le novità, le nuove ricompense e quando sarà finalmente disponibile questo nuovissimo evento. Vuoi vincere skin, il pass battaglia di questa season o un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite? È molto semplice. Lascia like e iscriviti al canale attivando la campanella. Commenta qui sotto con il tuo ID Epic. Ed inoltre se ti va utilizza all'interno del negozio oggetti il codice creatore Daccini. Se lo utilizzi mandami la foto, taggami su Instagram e soprattutto commenta qui sotto con hashtag codice Daccini. Partiamo subito, come detto in precedenza, l'evento estivo ormai alle porte, infatti mancano pochissimi giorni al suo arrivo e questo evento, che è stato confermato proprio tramite la scorsa patch 25.10 avuta questa settimana, questo evento porterà un sacco di ricompense gratuite, un sacco di missioni e sappiamo anche il nome ufficiale dell'evento estivo di quest'anno, quindi guardate questo video fino alla fine ovviamente per scoprire il tutto. Prima di andare a vedere appunto la data di uscita e di rilascio di questo evento, che sarà veramente fra pochissimi giorni, ovviamente andremo anche a vedere appunto quali dovrebbero essere le ricompense, il nome dell'evento e tanto altro ancora, andiamo a vedere altre novità introdotte e che saranno introdotte prossimamente qui su Fortnite. Abbiamo ad esempio una nuovissima collaborazione, questa qui arriverà verso l'autunno, e la collaborazione in questione la stiamo attendendo veramente da tantissimo tempo, ma adesso è stata finalmente ufficializzata e sappiamo anche la data di uscita. La collab in questione è proprio quella tra Fortnite e Lego. Ne stiamo parlando ormai da tantissimo tempo, è trapelato ormai forse più di un anno fa o anche oltre, e questa collaborazione tra Fortnite e Lego abbiamo anche la data in cui sarà rilasciata. Non sarà rilasciata quest'estate, bensì parliamo di autunno, ed infatti come ci fa scrivere questo leaker, la collaborazione tra Fortnite e Lego arriverà il 6 novembre, quindi parliamo praticamente tra 4-5 mesi. Infatti questa collaborazione tra Fortnite e Lego, che appunto come detto verrà introdotta inizio novembre, durerà ben un mese, quindi andrà a durare fino a inizio dicembre. Ci sarà un battle bus unico, probabilmente a tema appunto con Lego. Poi avremo oggetti personalizzati, 4 settimane di sfide con un set di missioni ogni settimana e qualcos'altro. Quindi finalmente questa collaborazione tra Fortnite e Lego, che ne stiamo parlando veramente da tantissimo tempo, è stata confermata. Quindi segnatevi la data, il 6 di novembre, fra esattamente 4-5 mesi, avremo finalmente in gioco tutte quante le novità di questa collaborazione. Quindi come abbiamo letto avremo un set di sfide che si andrà ad aggiornare ogni settimana, quindi avremo ben 4 settimane di sfide, e appunto avremo varie ricompense gratuite, sicuramente saranno inserite skin a tema Lego nello shop e probabilmente avremo anche degli oggetti nella vita reale di Fortnite per Lego che potremo acquistare all'interno dei negozi. Quindi fatemi sapere cosa pensate di questa collaborazione tra Fortnite e Lego, che verrà introdotta a novembre, quindi si prospetta una grandissima collaborazione che andrà a durare ben un mese. Come abbiamo letto avremo anche un battle bus personalizzato, probabilmente sarà fatto di Lego, e tante altre novità e oggetti personalizzati. Andiamo avanti perché l'Epic sta già lavorando, e sembra diciamo molto presto per dirlo, ma sta già lavorando e testando la patch 26.00. adesso vi direte che cos'è la patch 26.00. sarebbe l'aggiornamento che introdurrà il 26 di agosto, al momento la data dovrebbe essere questa. Il 26 di agosto dovrebbe introdurre, almeno che la data non vada a cambiare, la season 4 del capitolo 4 di Fortnite, quindi la quarta season di questo capitolo. Come ormai sappiamo la quarta season sarà la penultima di questo capitolo, perché poi avremo la quinta, bensì non avremo più solo 4 season in questo capitolo bensì 5, e praticamente la quarta sarà la penultima. Quindi l'Epic sta già testando questa patch che appunto introdurrà tutta quanta la mappa della prossima season. Adesso come già detto è un po' presto per parlarne, perché comunque questa stagione è iniziata da 10 giorni, però se ci pensiamo alla fine l'Epic a luglio va in vacanza, quindi per un mesetto non rilascerà più aggiornamenti e ritornerà diciamo operativa ad agosto. Quindi diciamo che poi ad agosto avrà solamente qualche settimana per testare la nuova season, per questo appunto già da ora lo sta facendo. Come detto poi la data di uscita della nuova stagione potrebbe sempre cambiare, potrebbe essere sempre posticipata, ad esempio al posto di fine agosto magari i primissimi giorni di settembre oppure la prima settimana di settembre. Comunque sta di fatto che l'Epic già sta lavorando a questo aggiornamento. Andiamo avanti perché proprio quest'oggi potrebbe essere rivelata un'altra nuova collaborazione, ovvero quella tra Fortnite e The Witcher, dovrebbe pronunciarsi in questo modo. Infatti come ci fa riportare questo leaker, che è leaker CinaBR, la nuova collaborazione di The Witcher potrebbe essere rivelata domani, che per voi sarebbe oggi. Alcuni creator di contenuti riceveranno domani due skin sconosciute, e nell'attuale aggiornamento è rimasto solo un set crittografato che è confermato essere il nuovo set di The Witcher. Quindi quest'oggi in teoria dovrebbe essere confermato
stato ufficializzata la nuovissima collaborazione. Probabilmente domani già vedremo la skin e tutto quanto il set all'interno dell'item shop. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questa collaborazione. Ovviamente nello shop saranno inserite la skin insieme a tutto quanto il set, quindi avremo il set di questo personaggio che state vedendo a schermo. Quindi se lo acquistate e se vi piace, utilizzate il codice creatore Daccini e shoppate questo bundle, appunto questo codice. Quindi grazie mille a tutti quelli che lo faranno, in questo modo potrete supportare il canale. Ma andiamo finalmente a parlare dell'evento estivo, l'evento estivo della season 3 capitolo 4 e del 2023. Quindi come ogni anno è stato ufficializzato l'evento estivo tramite la patch 25.10, ovvero l'aggiornamento uscito martedì scorso. Ed infatti, come si va a riportare questo leak, andiamo subitissimo a leggere. L'aggiornamento 25.11 è stato aggiunto ai server di attesa. Infatti praticamente questa nuovissima patch sarà inserita settimana prossima, come si fa a scrivere il leaker, e si tratta dell'aggiornamento estivo. Dopodiché Epic Games si prenderà una vacanza dal 3 luglio. Quindi appunto, dopo questa patch 25.10 che abbiamo ricevuto lo scorso martedì, settimana prossima avremo l'aggiornamento 25.11, ovvero l'aggiornamento che implementerà l'evento estivo. Infatti questo evento estivo dovrebbe portare tantissime novità in gioco, ricompense gratuite e molto altro, ed è praticamente confermato che questa patch porterà l'evento estivo, perché dopo questo aggiornamento non avremo uno per un bel po' di tempo, perché l'Epic dopodiché andrà in vacanza. Andiamo a leggere anche le varie informazioni introdotte nello scorso aggiornamento relative all'evento estivo. Infatti l'evento estivo del 2023 si chiamerà Fuga Estiva. Infatti nella patch 25.10 sono state aggiunte diverse categorie di missioni, quindi queste saranno appunto le varie categorie di missioni disponibili all'interno di questo evento, ovvero Festa in Laguna, poi la missione della soddisfazione, Fai un ingresso grandioso. Le sfide non saranno in creativa, quindi diciamo un'ottima notizia, saranno in partite normali, almeno da quel che sappiamo al momento, e l'evento avrà inizio dal 4 di luglio. Quindi l'aggiornamento che implementerà l'evento estivo all'interno dei file di gioco sarà prossima settimana, ovvero martedì 27 giugno, ma l'evento sarà attivato ufficialmente il 4 di luglio, quindi praticamente una settimana dopo l'uscita della patch. Quindi manca veramente pochissimo, sappiamo già tantissime informazioni, e come detto però già dalla patch di prossima settimana avremo a scoprire tutte quante le ricompense gratuite che riceveremo in questo evento. Quindi come detto poi l'Epic rilascerà questo evento il 4 di luglio, e dopodiché se ne andrà in vacanza, e quindi per tutto luglio giocheremo solamente all'evento estivo, e poi la Epic tornerà ad agosto con nuovi aggiornamenti. Quindi questo è tutto per questo video, aspettiamo settimana prossima dove sarà inserita finalmente la patch di questo evento estivo del 2023 qui su Fortnite. Come detto l'evento verrà attivato il 4 di luglio. Io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa vi aspettate, cosa vorreste vedere in questo nuovissimo evento, quali ricompense. Sicuramente avremo emote gratis, coperture gratis, tante altre novità ancora gratis, e magari la Epic potrebbe anche introdurre una skin gratuita, quindi attendiamo e speriamo. Come ben sappiamo le ricompense di ogni evento estivo sono sempre 14/15. Quindi questo è tutto per questo video, se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale. Ovviamente iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video, e soprattutto, cosa non meno importante, condividete con tutti quanti i vostri amici, fate sapere anche a loro tutte quante le novità dell'evento estivo 2023 qui all'interno di Fortnite. Noi ci vediamo ad un prossimo video.